Ciao a tutti ed eccoci qui ad una guida a tutte le casse del ride. La prima cassa può essere trovata dopo la parte introduttiva o iniziale, dopo il primo scontro con Bosic, impossibile da mancare. Per la seconda cassa dovete proseguire un po' più avanti dopo questa fase e dovrete stare molto attenti a non cadere, ovviamente. Cercate di andare avanti, saltate su questi tubi e successivamente scendete di sotto. Dopodiché non scendete troppo, continuate a rimanere in una posizione elevata in modo da seguire questo percorso, ripassate sopra questo tubo e seguite il percorso che vi troverete davanti. È abbastanza, è una via molto dritta, diciamo, impossibile perdersi o mancarla. State un attimo attenti magari a un salto che bisogna effettuare qui, ma non è nulla di che, diciamo. Scendete qua sotto, saltate su una piattaforma o direttamente in fondo, come volete. Entrate qua dentro e troverete la cassa. La terza cassa invece si trova non appena è stato sconfitto Vosik. Quindi anziché proseguire per questa parte che sarebbe il proseguo del ride, tornate indietro e nella piattaforma davanti al boss troverete la cassa da aprire. Ovviamente servirà una chiave per poterla aprire. Una chiave Siva. La cassa numero 4 si può trovare appena dopo aver sconfitto Vosik, proseguendo nel percorso delle piattaforme, come volete chiamarle, che si trovano sospese in aria. Cercate di seguire questa traiettoria senza cadere, come stavo per fare io. Andate un attimo avanti. E una volta raggiunta questa piattaforma Piano a terra. grigia, giratevi verso destra. E entrate lì dentro, in quella sorta di corridoio che potete trovare. Occhio un attimo, magari a qualche nemico, ma non è nulla di che. Saltate qua, proseguite nel corridoio, andate avanti. Sulla destra troverete dei tubi, saltate sopra quei tubi. Dopodiché giratevi e saltate su una griglia che vi troverete di fronte. Proseguite, prima svolta a sinistra. Andate ancora avanti, e sulla sinistra in fondo troverete la cassa. La quinta cassa si può trovare alla fine di questa sezione, prima di affrontare la macchina Zamboni. Occhio ai salti che dovete effettuare. In fondo là c'è la strada per proseguire nel ride, ma anziché proseguire, giratevi, andate avanti su questa Piano a piattaforma, terra. dovrete girarvi, non come sto facendo io adesso. Tornate sulla piattaforma precedente. E guardandovi in alto troverete una passerella che vi porterà in fondo alla cassa. Saltate su quella passerella, correte fino in fondo e sulla sinistra troverete la cassa. Guardiano a terra. Guardiano a terra. La quarta cassa è possibile trovarla non appena è stata sconfitta la macchina ed è stato superato il muro. Una volta che vi butterete giù, troverete direttamente la cassa ad aspettarvi. Servirà una chiave Siva per poterla aprire. In caso non abbiate una chiave Siva non potete aprirla, ovviamente. Questa è la cassa del drop di questa fase, mentre la cassa di fianco è quella dove dovrete utilizzare la chiave. Per la settima cassa, sempre in questa sezione, cercate di proseguire un attimo avanti senza però buttarvi di sotto. Anzi, una volta passato il ponte, guardate sulla sinistra dove ci sono delle rocce, potrete cercare di scalarle. Sostanzialmente, scalando le rocce, scalando la montagna, arriverete in cima alla settima cassa. Grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!